Fra il 2019 e il 2021 si sono succeduti anniversari molto significativi per la storia dell'arte e della cultura italiana. Nel 2019, i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Nel 2020, i 500 anni da quella di Raffaello Sanzio. E nel 2021, i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Il Parlamento italiano ha colto l'occasione per istituire, con la legge 153 del 2017, tre comitati organizzatori per la celebrazione delle relative ricorrenze. Particolare importanza è stata attribuita alla celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante, considerato il padre della lingua italiana, per il contributo fondamentale offerto alla formazione dell'identità linguistica nazionale. Fin dal gennaio 2020, con una direttiva della Presidenza del Consiglio, si è istituita la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, denominata Dante D. La data scelta è il 25 marzo, giorno in cui, secondo alcuni autorevoli studiosi, nella finzione letteraria della commedia avrebbe avuto inizio nel 1300 lo straordinario viaggio nell'aldilà raccontato da Dante. La celebrazione del 2021 ha visto la collaborazione di personalità del mondo universitario, ma anche un forte coinvolgimento della RAI, con la programmazione di interviste, convegni e fiction dedicati al poeta fiorentino. Significativo è stato anche il contributo delle tre città alle quali è maggiormente legata la vita di Dante: Firenze, Verona e Ravenna. In ciascuna è stato predisposto un programma di conferenze, mostre e pubblicazioni. L'impegno del Ministero della Cultura per l'organizzazione di convegni, conferenze e premi di studio prosegue e la celebrazione del Dante D è diventata una tradizione consolidata per il mondo della cultura italiana.